difficile perché non ce la faccio. Per volte ho fatto provare di smettere perché mi piace una persona, ma lo so che purtroppo per qualcuno problema non riesco a stare insieme con quella persona e cerco di smettere, ma non è facile. Non lo so, forse smetto per una settimana, due, ma poi mi ricordo e non riesco. Tre settimane fa. Però non è che è una cosa subita, che si vede subito, è una cosa che viene poco a poco e quando si vede non c'è. Sono piccole delle cose che poco a poco viene. Quando la persona si cambia, per qualsiasi motivo, qualsiasi cosa, non vanno più bene e non è più quella persona che ti piaceva prima. Si diventa un'altra persona, si diventa un'altra cosa e perde l'interesse che c'è con quella persona. C'è una sensazione di che é como se algo que eu construí muito, que eu queria muito que desse certo. É meio que uma decepção, pelo que uma coisa que você apostou tanto que dava certo e não acabou não dando. Deixa que é uma coisa que é construído, é sonhado de fazer com aquela persona e é muito difícil porque ver que não deixa estar em meio com aquela persona. É como se pelo sonho que te aveva te era destruído. Eu acho que ver que ela não era a pessoa que eu sonhei pra mim, que eu queria, que eu gostava e que a partir do momento que você vê que não é aquela pessoa, que não é aquela coisa certa, tudo desanda, tudo acaba. Quando vê de que fosse aquela pessoa que amava, não era veramente aquela pessoa, era uma outra. E que havia visto só tanto com essa volta que não te dava pio de estar em cima. Potrebbe essere anche più semplice. Sì, perché tu comunque ti confronti con una persona del tuo stesso sesso, per cui la conosci meglio anche dal punto di vista sessuale. Capito? Sì, quindi invece l'eterosessualità è più difficile, molto più difficile. Ti rapporti comunque con un corpo e con una mente completamente diversa. Ma rivendicati la tua identità. Diciamocelo, non state dall'altra parte dello specchio. Fate come Alice, saltate di qua, ditelo. Siamo froci tutti e siamo orgogliosi di essere finocchi. Lasciamo perdere. Mi hai fatto una domanda che è proprio per me, una cretinata. Che è per il modo in quale si comporta, per il modo in quale... non so che dirti. Non c'è la minima idea. I motivi sono vari, il comportamento tramite il carattere, non si comporta più come prima, cambia proprio tutto, capito? E allora capisci che ormai non c'è più niente. Capito? Non puoi esprimere tramite le parole quello che senti o quello che parli dentro di te o quello che senti dentro di te, come te posso spiegare? È una cosa che la capisci tramite il carattere, tramite la tua mentalità, che non si può esprimere dentro le parole, capito? La transessualità è una cosa che comunque, che la senti dentro. Magari glielo spieghi alla gente, la gente alla fine non capisce un cazzo. Se non mi lascia praticamente, trovo, non mi fa piacere. La sessualità è una cosa mentale che ti prende a livello prima psicologico, ma poi fisico, cioè psicofisico.
perché tanto poi la nostra felicità ce la viviamo comunque in camera da letto e ce la godiamo e fa culo tutto il resto. Dobbiamo imparare a pensare non uomo e donna, ok, dobbiamo imparare a pensare che è una cosa mentale. Omosessuale è sempre un amore, è amore e basta, stiamo parlando, è amore. Perché poi diventa questo. Va bene, amore, molti abbracci.